Ciao a tutti e benvenuti su MTV Mag. Io sono Marco Tognolo e oggi parleremo di ruote. In particolare parliamo delle Roval Traverse SL2. Sono delle ruote da trail in carbonio e sono le nuove ruote Roval Traverse, cioè la nuova generazione, che pesa un po' di meno della precedente, ma soprattutto è più robusta. Sulla nostra bilancia questo set di ruote da 29 pollici pesa 1690 grammi, 900 grammi pesa il posteriore, 790 ne pesa l'anteriore. L'anteriore e il posteriore si differenziano non solo per il peso, ma anche per come sono fatti. Infatti il posteriore sarà un po' più robusto dell'anteriore, quindi un po' più rigido e un po' più, appunto, robusto agli impatti che si andranno a prendere con il posteriore. Invece l'anteriore sarà un attimino più compliant, come dicono gli inglesi, cioè un attimino più comodo per assorbire quelle asperità che provengono dal terreno e che ci fanno avere male alle mani se la ruota è troppo dura. Infatti vedete che il profilo di queste Roval Traverse SL2 non è alto, è alto 20 mm, quindi piuttosto basso, appunto, se non è alto, e ha la particolarità di avere un cerchio con un flat top. Flat top tradotto in italiano significa cima piatta, cioè il bordo del cerchio è largo 5 mm ed è piatto. Cosa significa questo? Significa che sarà molto più difficile pizzicare la gomma su questo cerchio. Specialized, o meglio Roval, dice che si scende dell'85% a livello di pizzicatura rispetto a dei cerchi senza questo flat top, appunto perché, essendo il bordo piatto, le gomme non andranno a tagliarsi quando impatteremo sulle rocce e per caso abbiamo magari una pressione dell'aria troppo bassa oppure abbiamo veramente preso la roccia a tutta velocità. La raggiatura è asimmetrica in modo da tenere la tensionatura dei raggi costante, uguale fra tutti i raggi. La valvola invece viene avvitata dentro il cerchio, una novità questa, in modo da evitare che l'aria possa fuoriuscire o evitare anche che il lattice possa inserirsi fra la valvola e il cerchio, insomma che possa andare a incanalarsi dove non deve essere. Le Traverse SL2 sono ruote da trail all mountain, esistono anche le Traverse HD che sono per l'enduro e le Traverse in alluminio. Qua sotto nella descrizione trovate il link con tutti i dettagli delle varie ruote e dei relativi prezzi. Io ho montato le Traverse SL2 su questa Druid V2, quindi una bici da trail con 130 mm di escursione al posteriore e 150 all'anteriore, 29 pollici davanti e dietro, e adesso andiamo a vedere come va. Il peso di 1690 grammi viene molto comodo quando uno si deve pedalare in salita queste ruote. D'altronde sono ruote da trail all mountain, però la cosa bella è quando uno lascia andare in discesa su un sentiero roccioso come questo, perché non deve aver paura di pizzicare. Infatti li sto usando da diverso tempo. La pressione esercizio è di 1,6 al posteriore in questo momento e 1,4 all'anteriore, però vedete che non mi preoccupo proprio delle linee, perché so che con questa combinazione di ruote, pressione e gomme posso passare su tutti i sassi senza preoccuparmene. Questo sentiero l'ho fatto settimana scorsa con una pressione molto più bassa perché non avevo controllato le gomme prima di uscire ed ho pizzicato più volte sentendo proprio il classico stonk salto. Se dicevo, pizzicato più volte sentendo il classico rumore, ma non c'è stato nessun problema. Guardate qua che tappeto di rocce e radici, proprio qua mi faccio zero problemi. Poi la cosa bella ancora, qua mi stava partendo l'anteriore, d'altronde oggi è bagnato, tutto viscido. Dicevo, l'altra cosa che mi piace molto è di come l'anteriore sia meno rigido del posteriore, cioè sia meno distruttivo per le mani, perché vi assicuro che questo sentiero fatto con delle ruote con profilo alto e rigido, come per esempio tante DT Swiss, beh, in quel caso arrivo giù con gli avambracci belli gonfi. Adesso qua siamo a circa metà della discesa,
e non sento praticamente niente. Le gomme sono di casa Specialized, al posteriore abbiamo una Eliminator Grid Gravity, quindi più robusta, più pesante, T7 T9 da 2.4 di sezione, all'anteriore invece abbiamo una Butcher Grid Trail T9, quindi in questo caso si tratta di una gomma con una carcassa meno robusta ma sempre da 2.4. Andiamo adesso a una piccola scalinata di roccia qua con fondo piatto e alto anche qua, guardate, anzi no, qua no, perché qua ci si ammazza, non vi parlo tanto se volo a destra, freniamo un attimo, ma qua torniamo in velocità, sempre su questi sassi, rocce conficcati nel terreno, cioè considerate che per una bici da trail, quindi con un set di ruote da trail, poter scendere così senza problemi, beh, diciamo che non mi è mai capitato, cioè senza problemi intendo senza curarsi delle linee, delle ruote, dei sassi e tenendo il peso complessivo. Wow, qua è scivoloso oggi, verde di pioggia, tenendo il peso complessivo basso, perché la bici così pesa sui 14.4 senza pedali, o forse con i pedali, ma in ogni caso la pedalo anche su giri lunghi. Ultimo saltino e siamo arrivati. Insomma, vale la pena comprare queste Roval Traverse SL2? Beh, sicuramente sì, se siete degli appassionati di mountain bike, in particolare se siete degli appassionati di all mountain trail e non disegnate le discese tecniche dove anche poter mollare i freni. Certo, non sono economiche, però queste ruote possono essere portate da bici a bici nel tempo, sapendo di avere quella performance a livello sia di rigidità ma soprattutto di sicurezza alle pizzicature, per cui uno può farsi giri infiniti in montagna senza grandi patemi d'animo sulle gomme. Fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, io vi ringrazio di aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo, ciao!